Professor Giorgino ha dedicato, devo dire, grazie anche a una proposta che è stata fatta, e aggiungo sicuramente Gianni Accornero, che arriverà più tardi, e Luigi Attademo, che sentiremo poco più di un'ora e mezza, c'è una proposta che è giunta al museo da loro rispetto a un'esposizione dedicata ad Antonio Di Tomas. Il museo naturalmente ha risposto positivamente a questa proposta, mi sentite tutti? Faccio avere il microfono. Ha risposto positivamente a questa proposta e chiaramente l'esposizione e la mostra è diventata anche un'opportunità per quanto è conservato al museo, innanzitutto per quanto riguarda la chitarra Sabbionari di Antonio Stradivari, che è esposta al museo da tempo, ma anche per dare maggiore visibilità, valorizzare quelli che sono i reperti del museo provenienti dalla donazione Fiorini, quindi Corte di Sala 2, Bottega di Stradivari, che riguardano la costruzione degli strumenti a pizzico, perché questi reperti, che sono certamente un numero consistente all'interno della collezione del museo, oltre alla chitarra ci restituiscono una figura di Stradivari che è un liuteo tutto tondo, cioè Antonio Stradivari che non costruiva solo violini, ma che si dedicava anche alla costruzione di strumenti a pizzico. Devo dire che più che gli strumenti che oggi noi conosciamo, a pizzico di Antonio Stradivari, la testimonianza davvero consistente di quanto all'interno di quella bottega si costruisse pensando agli strumenti a pizzico è data proprio dai reperti, perché noi abbiamo numerosissimi reperti, alcuni di questi con annotazioni di Antonio Stradivari ed altri con annotazioni dei figli Francesco Mobono, quindi un'attività che voglio dire proseguita anche con i figli d'Antonio. Quindi la mostra per il museo è stata anche questa occasione, naturalmente, che allargare quella che è l'attività di valorizzazione del museo e gli strumenti. E chiaramente l'abbiamo fatto con una mostra, io ritengo, di grande interesse, e rispetto a questo abbiamo visto il legame stretto fra le due figure, fra la figura di Antonio Stradivari e Torres, e sicuramente legame che uscirà dalle relazioni che seguiranno, nel senso che pensando ad entrambi pensiamo alle figure di due grandi innovatori, due grandi artigiani che hanno indubbiamente nel corso dell'attività lavorativa perseguito la strada della ricerca e dell'innovazione. Per cui se da un lato Antonio Stradivari ha costantemente cercato di migliorare la resa acustica dei suoi strumenti, soprattutto se pensiamo alla produzione dei violini e alla produzione dei violoncelli, decisamente meno se pensiamo alle viole, anche perché il numero di viole costruite è veramente esiguo, però è chiaro che lo studio di questi strumenti ci trasmette un percorso di ricerca e evidentemente quello che sto dicendo vale allo stesso modo per Antonio Di Tomas, poi vedremo dopo, no? Su cosa si è concentrata la ricerca di Antonio Di Tomas per quanto la riguarda la chitarra. Io chiudo citando Wikipedia perché credo che sia, come dire, no? L'enciclopedia popolare, e spesso, no? Il portato popolare è portato di verità, insomma. E allora io sono andato a vedere nella voce di Antonio De Torres, c'è scritto che Antonio De Torres sta, per quanto riguarda, o meglio, fatemi pensare un attimo, dice che la chitarra De Torres stanno ai chitarristi come i violini di Stradivari stanno ai violinisti. Penso che può sembrare banale, però racchiude molto, no, di quello che uscirà questa mattina e di quello che abbiamo pensato quando siamo seduti al tavolo e abbiamo iniziato a progettare questa mostra. Allora, inizierà questa mattina Fabio Zontini si è diplomato alla Scuola Civica di Milano, se non sbaglio, e nel 1996, e si dedica da più di 20 anni alla produzione di chitarra, forse di più, 20, 22, 23, comunque diciamo più di 20 anni. Nel corso di questa attività ha realizzato numerose copie, la ragione per cui è qua oggi è soprattutto perché nel percorso espositivo trovate una chitarra
papier-mâché realizzata da Fabio Zontini, chiaramente avendo come riferimento le chitarre costruite dal padre Torres. Il Luigi stamattina ci racconterà e ci introdurrà alla figura di Antonio de Torres, ma soprattutto ci parlerà di questa chitarra che ha realizzato. Lodi, che è qua con noi, ha una formazione credo leggermente diversa, nel senso che è cresciuto in una famiglia dove il padre e lo zio costruivano chitarre, quindi quando noi a 12-13 anni andavamo a giocare a pallone, lui molto probabilmente scendeva nella bottega di suo padre e di suo zio, iniziato a giocare a pallone, quindi distruggendo anche qualche chitarra. Devo dire che è sicuramente uno degli utenti per quanto riguarda lo strumento pizzico, che è un riferimento importante per i musicisti, ed è anche insegnante dal 2010, se ricordo bene, al Conservatorio di Ferrara. Io li ringrazio, come ringrazio Gianni Acconero. Non so se è già arrivato Gianni, mi sono letto qualcosa anche su Gianni Acconero, la cosa che ho trovato molto, come dire, divertente, in un'intervista molto lunga che lui ha fatto al quotidiano La Stampa, dice: ho iniziato da Woodstock, quindi ho iniziato ascoltando Jimi Hendrix, Carlo Santana, poi volevo diventare come Django Reina, e oggi Gianni Acconero è sicuramente uno degli esperti per quanto riguarda gli strumenti a pizzico e le chitarre in particolare più preparati che abbiamo, non solo nel nostro paese, ma anche certamente una figura di collezionista che in questi anni ha saputo raccogliere un patrimonio veramente cospicuo e interessante di strumenti. Allora, iniziamo a parlare di questo strumento molto particolare, sia per quanto riguarda l'opera di Torres, ma direi in assoluto, perché è uno strumento, questo che vedete dalla foto, che ha la caratteristica di avere le fasce e il fondo in cartone prestato anziché in legno. Ed è uno strumento, direi, unico nella storia della liuteria chitarristica, ma non solo. Torres l'ha costruito a Siviglia nel 1862. E io ho l'idea nel 2005, 12 anni fa, di replicare questo esperimento. A quanto mi risulta, credo di essere stato il primo, infatti questa cosa, diciamo, che allora mi fece anche un po' conoscere più di quello che ero appunto in quel periodo, perché fu un esperimento che venne appunto molto interessante. Domingo Pratt ha scritto una recensione di questo strumento in un dizionario che venne pubblicato a Buenos Aires, e Domingo Pratt ebbe la possibilità di provare la chitarra a casa di Tarrega e scrisse questa piccola recensione dicendo appunto che lo strumento aveva un suono straordinario, un po' soffice, blando e grave, effettivamente è così, come ha potuto comprovare l'autore di questo dizionario suonando in casa Tarrega, appunto. Allora, lo strumento, come dicevo, viene costruito a Siviglia nel 1862, in quella che viene indicata come prima epoca per quanto riguarda l'attività liutaria di Torres, che appunto si divide sostanzialmente in due periodi. Fino al 1869, dopodiché per motivi personali lui si interruppe nella costruzione degli strumenti musicali, si dedicò ad altro, aprì addirittura un negozio di porcellane, per poi riprendere l'attività di liutaio 5 anni dopo, fino all'anno della sua scomparsa nel 1892. La chitarra è papier-mâché, che appunto indica questo materiale che non è altro che cartone, malissimo cartone. Dicevo, questa chitarra noi non sappiamo perché
Torres abbia deciso di costruirla, perché non ci ha lasciato nessun tipo di informazione scritta. Possiamo ipotizzare delle cose. La prima che viene in mente è che lui avesse interesse a provare, capire, diciamo, il funzionamento dei suoi strumenti musicali, partendo dal fatto che l'intuizione è che il motore, il cuore della chitarra è il piano armonico. E da qui appunto l'uso di un materiale che è assolutamente diciamo umile e non in teoria non adatto alla costruzione di uno strumento musicale, proprio per, diciamo, annullare quello che sarebbe l'effetto del legno di fondo e fasce e capire effettivamente, isolando, diciamo, quello che fa la tavola armonica. In realtà poi, anche per quella che è la mia esperienza, posso dire che è assolutamente vero che la tavola armonica è il motore dello strumento, ma fondo e fasce hanno sicuramente un ruolo dal punto di vista del risultato timbrico, quindi delle sfumature timbriche che ogni legno dona allo strumento. Però effettivamente, qui l'esperimento di Torres si può considerare riuscito, non ne determina la qualità assoluta, tant'è che appunto questo strumento è considerato da chi ha potuto suonare in passato e anche in epoca recente, uno strumento assolutamente allo stesso livello qualitativo degli strumenti in legno di Torres. Una delle caratteristiche interessanti di questa chitarra è, dal punto di vista proprio costruttivo, il progetto. Quindi, oltre al cartone per fondo e fasce, una particolarità risiede nella particolare struttura di incatenatura, che è abbastanza atipica rispetto anche agli altri strumenti di Torres, e soprattutto gli spessori della tavola armonica, che sono estremamente sottili. Io, quando ho rifatto questo strumento, ho copiato anche nel dettaglio queste particolarità. Gli spessori della tavola sono direi un 30% inferiori a quello che si fa comunemente oggi sugli strumenti, sulle chitarre moderne. Questo ha reso anche lo strumento molto fragile, e infatti l'originale, che è conservato al Museo della Musica di Barcellona, è in condizioni abbastanza critiche, anche se recentemente era stato restaurato dal Museo di Arte di Barcellona, appunto, ma subito dopo si sono sopraggiunti nuove problematiche, nuove spaccature, quindi lo strumento, che è appunto conservato lì nel museo, ma non può essere ascoltato in questo momento. Secondo me questo è, nella produzione di Torres, uno strumento davvero emblematico, perché sappiamo tutti che Torres fu anche un eccellente ebanista. Nella foto che vedete, per esempio, c'è un suo strumento che è la chitarra cumbre, e che io trovo lo strumento forse esteticamente più bello, più decorato di Torres, dove lui esprime tutta la sua maestria di ebanista. Vediamo se okay, questa è la chitarra di però appunto la chitarra da cartone, nella sua estrema essenzialità e direi quasi povertà, fa emettere tutta la bontà dell'artigiano che, con pochissimi elementi e appunto anche in qualche modo, come dire, elementi
elementi che si possono considerare quasi di scarto, riesce però a far emergere l'utente la sua capacità di creare un oggetto, in questo caso anche un oggetto sonoro, che ha assolutamente la dignità di tutti gli altri da lui realizzati. Torres fece appunto la chitarra che poi Biobé suonò per molti anni. Questa è una chitarra tra l'altro molto importante perché fu poi presa a modello da Hermann Hauser I per rielaborare il suo modello di chitarra in stile spagnolo, tant'è che anche per esempio la rosetta di questa chitarra è stata appunto rielaborata da Hauser ed è diventato un po' il suo marchio di fabbrica. Targa, quindi Targa è capisaldi anche della composizione per chitarra, hanno elaborato il loro lavoro su degli strumenti di Torres, quindi questo binomio direi che è assolutamente fondamentale. Torres è diciamo, fondamentale nella storia dello sviluppo di questo strumento perché a differenza dei suoi diciamo, coevi o dei liutai che lavoravano negli anni subito precedenti, tipo qui vediamo Guadagnini, Torino, la Cotte in Francia, questa è una chitarra spagnola dell'800, come vedete era un periodo in cui ogni liutaio sentiva libero di disegnare il proprio modello con caratteristiche anche molto diverse per qualsiasi dettaglio, forme, dimensioni, c'era una grande varietà perché ovviamente le informazioni non circolavano come circolano oggi e quindi ognuno proseguiva diciamo, il proprio percorso, spesso ignorando cosa facesse il vicino o comunque anche il meno vicino. E Torres da una zona diciamo sicuramente non centrale per quello che erano le rotte più importanti musicali di quell'epoca, che andavano dall'Italia fino all'Austria e alla Germania, ma appunto in una zona defilata, in Spagna, ma anche per parte della sua vita piccolo borgo rurale, quindi da una zona assolutamente appunto defilata, riesce all'intuizione di reinventare la chitarra, chitarra che poi è sostanzialmente lo strumento che ancora oggi noi liutai realizziamo. Ovviamente la storia poi è andata ulteriormente avanti, però molti di noi oggi costruiscono copie di chitarre Torres oppure strumenti ispirati a Torres e anche i chitarristi ovviamente eseguono concerti su chitarre originali oppure anche delle copie, quindi l'opera di Torres è ancora assolutamente centrale. Quindi le cose che sostanzialmente ha sintetizzato Torres sono state queste: l'aumento della superficie della tavola armonica, quindi ha aumentato le dimensioni della plantiglia, la tensione delle corde, ha sviluppato questa incatenatura raggiera che già diciamo, era stata in forme diverse ipotizzata da altri liutai, ma lui trasformata e l'ha resa efficiente per il suo strumento, l'aumento del diapason, quindi in generale un aumento del volume sonoro della chitarra e alcune standardizzazioni di elementi come il ponticello per esempio. Questo che vedete è lo strumento originale che appunto come dicevo prima è conservato al Museo della Musica Barcellona, il cartiglio con
città, nella via in cui Torres lavorava. In questa foto luce si può notare quanto il cartone sia deformato. Tenete conto che lo spessore del cartone di fondo fasce è 1 mm per le fasce e 2 mm per il fondo. Questa cosa l'abbiamo verificata personalmente quando, con una piccola delegazione della Scuola di Biblioteca di Milano, siamo stati appunto al Museo di Barcellona, in quel caso per fare un lavoro di rilievo sulla chitarra appartenuta a Diobema. Ci fu concesso, diciamo, anche di vedere da molto vicino questo strumento ed effettivamente ebbi la possibilità di misurare lo spessore, quindi stiamo parlando di 1 mm di cartone per le fasce. Oggi, mediamente, utilizzando il legno, si usa uno spessore intorno a 1,8 mm. Quelle deformazioni in senso, diciamo, verticale corrispondono a dei sostegni in legno che appunto sono disposti lungo la lunghezza della fascia per sostenere questo materiale che in sé non avrebbe molto nervo. E le controfasce sono in legno? Controfasce in legno, sì. Dopo ci sono delle foto dell'interno e si vedono anche alcuni dettagli. Ecco, come vi dicevo, la tavola armonica, anche da qui si può vedere che nel corso del tempo, probabilmente a causa sia dell'uso che della sua fragilità intrinseca, ha subito parecchi incidenti, alcuni appunto sono poi stati riparati, e quando il chitarrista Stefano Rondona, mi sembra intorno al 2000, ha avuto la possibilità di suonare, di registrare un paio di pezzi con questo strumento proprio nel momento in cui era stato da poco restaurato. Quindi esiste un CD dove si può sentire il suono dello strumento originale. Queste appunto sono foto fatte dalla Bucca e evidenziano le riparazioni fatte, rinforzate con della carta, come vedete. E questo è lo schema dell'incatenatura di cui accennavo prima. Le frecce indicano quei segmenti di catena che sono disposti in questo modo ed è una cosa che credo su nessun altro strumento di Torres, quindi a riprova del fatto che in questo caso aveva probabilmente l'esigenza di sperimentare soluzioni nuove. Questa è la rosetta, al centro c'è la tipica inserto, è una mezza spina di pesce, si chiama così questo tipo di decorazione, di solito è doppia, invece qui Torres ha usato, diciamo, un elemento singolo. Il golpe d'oro che non si sa se è originale oppure aggiunto in un secondo momento. E il ponticello, vedete, questo è il ponticello sostanzialmente con piccole modifiche, ma tutti i dettagli che costruiscono chitarre oggi realizzano. Ed è molto diverso dai ponticelli che si facevano negli strumenti, diciamo, della prima metà dell'Ottocento, di cui abbiamo visto prima delle foto. Quindi questa è un'altra cosa che forse si può in qualche modo attribuire a Torres, una vista laterale. Ecco, come diceva adesso Gabriele, nella foto a sinistra, indicate le frecce, vedete questi rinforzi longitudinali che di solito non ci sono sugli strumenti con fondi in legno, in questo caso, in questo strumento esposto, che insieme ai rinforzi delle fasce vanno a creare
creare, diciamo, una specie di scheletro che sorregge questo materiale che in sé sarebbe molliccio e non adatto a reggere la tensione poi del corpo. Il tacco, diciamo che tutto lo strumento sembra veramente fatto con arti di risulta, come può anche essere logico. Torres voleva fare un esperimento, tra l'altro è una chitarra che lui sembrerebbe non abbia fatto per qualcuno, ma l'ha tenuta con sé fino alla morte. Quindi probabilmente ha usato, diciamo, anche parti, in questo caso il tacco è fatto da 5 parti. All'epoca diciamo che gli enici tendevano ad utilizzare con più parsimonia, giustamente, perché magari ce n'era, era meno abbondante di quello che abbiamo a disposizione oggi. La paletta che porta i piroli invece delle meccaniche, questa è una cosa che Torres faceva spesso per gli strumenti più economici, spesso con fondo e fascia di cipresso. E la sua classica forma detta trilobata. E qui abbiamo altre foto della chitarra vista all'interno, quindi le catene e i rinforzi longitudinali. Mentre la freccia qui indica la controfascia in legno e i pilastrini di sostegno delle fasce. E l'interno. Questo strumento, quando io ho avuto modo di averlo tra le mani, mi ha colpito per il fatto che il cartone utilizzato da lui nell'aspetto era esattamente identico a quello che poi ho utilizzato io. Io non ho fatto particolari ricerche, ho acquistato quel cartone comune, ma poi chi avrà l'occasione di vedere la mostra, l'aspetto che vedete sulla mia chitarra è esattamente quello della chitarra di Torres. Esternamente è verniciata con della gomma lacca, quindi ha acquistato anche lo stesso colore giallino dell'originale. E qui brevemente vi faccio vedere delle foto dello strumento che ho fatto io. Fatta parecchi anni fa alla scuola di chitarra di Milano, facendo, diciamo, una specie di esperimento gioco, chiamammo un chitarrista che suonò 5 strumenti diversi, tra cui la mia copia della chitarra di cartone nascosta da una tenda. E il pubblico era fatto da chitarristi, appassionati, allievi della scuola di chitarra. E il gioco, diciamo, era un po' quello di cercare di identificare quale fra i 5 fosse lo strumento in cartone. Questo semplicemente per dire che con le caratteristiche che comunque ha, è molto peculiari, ma è uno strumento che è assolutamente equiparabile a uno strumento in legno a livello di qualità e emissione sonora. Un po' di chitarristi, quando la feci, poi è di modo di farla provare un po' di chitarristi in giro per il mondo e tutti rimasero soddisfatti, diciamo, del risultato, al di là del fatto che lo strumento fosse in cartone, ma è uno strumento che funziona come una chitarra di legno. E questa è una cosa che appunto ha scritto Stefano Grandoni insieme agli Italia Luca Wagner e che vi lascio leggere e direi che chiude il mio intervento
a meno che qualcuno abbia qualche domanda specifica, andiamo alla cosa anche più interessante.